benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto è tutt'altro che certa la permanenza all'Inter di Cialanolo, ora vicino alla partenza verso la Premier League, cala il gelo tra i tifosi nerazzurri. Nonostante il rendimento tutt'altro che negativo tenuto in questa stagione, fatica a trovare continuità l'Inter, reduce ora da un altro stop in campionato. La compagine nerazzurra, che proveniva tre vittorie di misura, non si è infatti riuscita a ripetere anche nell'ultimo turno di Serie A, nel quale la Sampdoria ha fissato il punteggio sullo 0-0 finale in quel di Marassi. Sono grossi i demeriti da attribuire alla squadra di Inzaghi, che si è dimostrata in primis decisamente troppo imprecisa in fase realizzativa. I 25 tiri totali messi a segno dai nerazzurri non si sono infatti trasformati in alcun gol, con l'Inter che è dunque rientrata da Genova con appena un punto in tasca. Ben poche colpe sono però da attribuire ad Hakan Çalhanoğlu, autore di un'ottima prestazione colma di iniziativa nella quale si è rivelato come una vera e propria spina nel fianco per il club blucerchiato. Proprio il centrocampista turco, in queste ultime ore sarebbe inoltre finito nel mirino di due top club europei, pronti ad affondare per la sua acquisizione in vista del prossimo calciomercato estivo. Calciomercato Inter, Çalhanoğlu verso l'approdo in Premier League, tifosi nerazzurri gelati. Arrivato a parametro zero dal Milan tra lo scetticismo generale nell'estate 2021, Hakan Çalhanoğlu ad oggi è uno dei punti di riferimento di questa Inter. Il classe 94 è infatti il perno principale del centrocampo di Simone Inzaghi, che in questa prima parte di stagione gli ha concesso ben 29 presenze totali, nelle quali il turco ha risposto con 3 gol e 6 assist. È di fatto fondamentale il contributo alla squadra del turco, che però potrebbe essere più vicino all'addio del previsto. Sì, perché ad oggi sono ancora in alto mare i discorsi relativi al suo rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2024. In caso di mancato accordo entro l'estate, con ogni probabilità Çalhanoğlu finirà nella lista delle cessioni dell'Inter, che vista anche la critica situazione economica non ha intenzione di perderlo a zero il prossimo anno. Saranno ben poche le difficoltà che dovrà affrontare la dirigenza nerazzurra per piazzare l'ex Milan, finito di recente nel mirino di ben due top club europei. In queste ultime ore è stato infatti registrato il forte interesse a sorpresa di Tottenham ed Arsenal, con entrambi i club che avrebbero proprio il classe 94 in cima alle preferenze per rinforzarsi a centrocampo. Sono ora attese offerte ufficiali da parte dei due club inglesi, che nel mentre avrebbero già raccolto i primi feedback positivi da parte dello stesso Çalhanoğlu, fortemente attirato dall'approdo in Premier League. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just one more man.